Alessio Musti, neo allenatore della Luparense, una gara molto sofferta, questo esordio alla Palabiacchini contro la Rapido Latina, difficoltà che sicuramente erano prevedibili sulla carta. Voi però nel finale ci avete creduto fino alla fine, avete tentato con l'uomo in più di portarla a casa, alla fine questo rischio ha pagato. Sì, diciamo che era la partita che mi aspettavo, con un bellissimo pubblico e con una squadra comunque sulle ali dell'entusiasmo per la prima partita in Serie A. E, tra le altre cose, molto ben organizzata e che ha lottato fino alla fine con giocatori importanti. Alla fine credo che un punto zero per noi valeva poco, abbiamo rischiato il portiere di movimento, abbiamo comunque tanta qualità, alla fine eravamo anche stanchi, quindi abbiamo sfruttato un po' più di staticità giocando con il portiere di movimento ed ha pagato, siamo stati fortunati o comunque ci abbiamo creduto fino alla fine. Credo che è stata una bella partita per la gente che è venuta, un buon esordio per la Serie A per il Latina, gli faccio in bocca al lupo per il proseguo del campionato, adesso noi ci lanciamo per questa esperienza in Europa. La vostra squadra, diciamo che ha cambiato moltissimo rispetto allo scorso anno, naturalmente anche l'allenatore, ci sarà molto da lavorare per poter riconfermare il titolo. Tu come vedi, insomma, questo campionato di Serie A1? Quali sono le squadre che maggiormente ti possono spaventare e soprattutto ti chiedo che tipo di campionato potrà fare il Latina? Le squadre sono sempre le stesse, c'è l'Asti, il Pescara, l'Acque Sapone, si è livellato molto il campionato. Noi siamo un cantiere aperto, ancora stiamo cercando un'identità vera e propria di squadra. È molto presto, la prima giornata, sono 5 settimane di lavoro con un gruppo nuovissimo, con un allenatore nuovo. È logico che ci vorrà del tempo per vederla giocare. Poi in queste settimane giochiamo in 6, purtroppo ci limita anche per dare intensità durante il gioco. Credo che il Latina, ma perché ho molta fiducia, anche molta stima dell'allenatore, dell'organizzazione e della società, credo che soprattutto in casa potrà fare molto molto bene. Dovrà equipararsi rapidamente a quello che sono i ritmi di questo campionato fuori casa, ma in casa secondo me farà molto bene, se la gioca senza alcun dubbio con le squadre di una seconda fascia rispetto a quelle che ti ho detto all'inizio. Siamo con Nora, un altro protagonista di questa serata, ha segnato il primo gol che di fatto ha aperto questa importantissima partita. Voi siete stati davvero molto presenti in campo, soprattutto nella parte finale, concentrati per cercare di vincere la partita. Alla fine ce l'avete fatta, però l'impressione è che ci sarà molto da lavorare. Sì, sì, come hai detto a te, siamo all'inizio del nostro lavoro, è cambiato tanto, ha cambiato allenatore, anche ha cambiato tanti giocatori. E sappiamo che è difficile, sappiamo che qua a Latina non sarà facile le squadre venire qua e fare punti. Oggi non è sofferto tanto, però l'importante alla fine è il risultato. Mister Giampaolo, c'è tanta amarezza per come è andata a finire questa prima partita di campionato, ma soltanto dal punto di vista del risultato, perché il gioco c'è e come se c'è. Sì, oggettivamente abbiamo fatto una prestazione sopra le righe al cospetto dei campioni d'Italia. Quindi giocare in questo modo, forse a tratti anche meglio dei campioni d'Italia, comunque alla pari per tutta la gara, per noi è motivo d'orgoglio, però fondamentalmente andare via dopo aver fatto questa prestazione con 0 punti mi dispiace molto. Sicuramente questi 3 punti potranno influire e incidere nel corso del campionato, però resta comunque la prestazione dalla quale bisogna ripartire, insomma ci sono secondo noi buone notizie e anche giocatori che rientreranno nel corso delle prossime partite. Sì, c'erano delle assenze, ma non è questo il punto, abbiamo fatto una prestazione secondo me di altissimo livello, veramente complimenti a tutti i ragazzi, il campionato è lungo, no? Lo scorso anno perdemmo la prima contro l'Odissea, quindi si può perdere la prima con la Luparense, il problema non è le sconfitte o le vittorie che nel corso dell'anno andranno sicuramente valutate, ma resta la grandissima prestazione della mia squadra e ne vado fiero. Per cercare il pelo nell'uovo, nell'ultima azione, quando mancavano 30 secondi, che cosa non ha funzionato? Forse una marcatura che è stata persa, non ci siamo resi conto dell'errore se c'è stato. Sul gol? Sul gol probabilmente abbiamo stretto troppo il centro, abbiamo marcato come se fosse stato un 4 contro 4, però questi sono momenti che noi rivedremo poi nei video e valuteremo poi quello che è successo realmente. In tempo reale si possono dare delle idee così, ma non è il gol agli ultimi 30 secondi, è la prestazione di tutta una gara, ripeto, di altissima caratura tecnico-tattica.